amici, aprile è ormai iniziato e nel nostro campus ci prepariamo a vivere il periodo della Pasqua. E attendiamo con ansia le vacanze, cara Maria Vittoria. Hai ragione, Federico, ma i nostri occhi sono già rivolti al futuro. Il prossimo servizio racconta infatti delle grandi novità del prossimo anno scolastico, che lunedì 1 aprile sono state presentate ai genitori. Si tratta del nuovo Green Nido e dell'innovativo metodo Kids and Us, che sarà introdotto anche all'infanzia per l'apprendimento dell'inglese a partire dal primo anno di età. Quindi vogliamo partire con questa esperienza del Green Nido da settembre e ampliamo la nostra offerta formativa, quindi partiamo dai bambini dei 3 mesi in avanti. Insieme all'esperienza del Green Nido, l'anno prossimo partiamo anche con questa esperienza di Kids and Us, una metodologia molto innovativa per imparare l'inglese. Quello che c'è intorno è la natura. Sempre più viene fatta conoscere bambini senza sperimentarla. Una natura bella, ma sporchevole, rischiosa, pericolosa. Invece bisogna, secondo me, assolutamente, e secondo questa grande famiglia, veramente imparare già da piccolissimi a stare nella natura. Che vuol dire stare fuori, ma fuori significa stare all'aria aperta, ma stare con il pensiero fuori, stare fuori con un'apertura mentale che ci fa capire quanto la natura, l'esperienza esterna sia ricca di potenzialità, come lo è il nostro animo, come lo è la nostra mente. Quindi, perché green? Perché si introduce tutto quello che è il mondo esterno all'interno della struttura. Permettere al bambino di 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, il bambino che inizia a esplorare, a trovare dei contesti differenti. Togliamo il setting educativo precostituito, cerchiamo di mettere il bambino in una situazione in cui può scegliere. Pertanto il gioco di plastica viene eliminato, viene introdotto il gioco non strutturato. Cosa sono? I giochi, semplicemente gli oggetti. E la natura è la maestra per eccellenza. Quindi senza andare ad esasperare il concetto dello star fuori, perché parlando noi siamo tutti dell'idea che il bambino deve anche essere rispettato, i bambini piccoli soprattutto. Se piove, non è detto che perché facciamo outdoor education, perché abbiamo l'asilo green, dobbiamo per forza star fuori con la pioggia o fare giocare la neve se ci sono meno 20 gradi, non esiste, e penso che anche tutti gli insegnanti qui siano d'accordo. Quindi nel rispetto delle esigenze del bambino, uno sguardo che va oltre, uno sguardo mutevole, uno sguardo che permette una prospettiva più aperta. Quindi la mentalità del Green Education è proprio una mentalità che ci permette di accogliere il bambino nella propria unicità, nella propria individualità. È una gran fatica imparare le lingue a 10-12 anni. È una gran fatica imparare le lingue quando l'approccio che abbiamo dall'altra parte nel sistema scolastico è un approccio strutturato, è un approccio che parte da vocaboli. I nostri bambini imparano l'italiano, nel nostro caso, seguendo un processo che è un processo assolutamente naturale e spontaneo. Kids and Us non ha una formula, Kids and Us è una formula. Non abbiamo un processo, noi siamo un processo. Siamo un processo naturale di apprendimento della seconda lingua. Perché in verità il bilinguismo è un settaggio del cervello, è la capacità del cervello di non tradurre ma settarsi su una lingua completamente diversa, e questa è la motivazione per cui in Kids and Us noi insistiamo per i primi 7 anni di vita dei bambini semplicemente sulla conversazione. Ora invece vi raccontiamo di martedì 2 aprile. Tantissimi genitori hanno partecipato alla serata sul progetto delle emozioni. All'incontro erano presenti tutte le insegnanti della primaria, che hanno raccontato alle famiglie dell'importante progetto, che ha coinvolto con modalità diverse tutte le classi. Come anche a noi stanno a cuore i vostri figli, non solo per la parte didattica e la parte educativa, ma anche per cercare di capire cosa loro portano con sé, la loro storia, le loro emozioni. Per quanto riguarda le prime classi, quindi parliamo di prime e seconde, le tematiche sono state affrontate sul piano metaforico, simbolico. Questo perché la capacità astrattiva dei bambini a 6-7 anni non è elevata, e quindi era importante che avessero dei punti di riferimento diversi. Diversamente invece con i bambini più grandi,
altri insegnanti, quindi terza, quarta e quinta, hanno affrontato le diverse tematiche in modo più diretto, proprio perché l'età vuole una capacità astrattiva diversa. Gli studenti delle classi quarte, insieme alla maestra Laura, hanno provato a scrivere un intero testo in inglese, indirizzato alla scuola delle ragazze australiane, che quest'anno sono state ospiti nella nostra scuola. Sentiamone alcuni stralci. Dear Australian friends, we are in the team Yellow Candle, Cero Giallo of 4B. Her names are Nicola, Daniele, Stefano, Francesco, Nicolò and Di Nicolò. We are in the team Red Badger, Tasso Rosso of 4B. We are 9 years old. I play tennis of Tuesday and Thursday, Angelica. My favorite color are green and purple, Gloria. Dear Australian friend, we are in the team Greenhawk, Quercia Verde. I like fish, Francesco. I like McDonald, Giulia. I like riding horse, Viola. Dear Australian friends, we are in the team Blue Eagle, Aquila Blu. I ride a horse on Wednesday and Thursday, Costanza. I play football on Wednesday, Monday, Federico. I play football on Wednesday and Monday, Riccardo. I do gymnastic on Tuesday and Thursday, Nicolò. What about you? Nicola, Daniele, Francesco, Stefano e Nicolò. Vi raccontiamo ancora dell'imperdibile appuntamento di domani sera, sabato 6 aprile, con lo spettacolo della Bottega delle Arti. Da Costa e Costa è tutto, alla prossima settimana, che ha coinvolto con modalità tutte diverse le... vabbè, ho fatto un misco. Sì, che fai? Parto dall'inizio. Sì.